Prende adesso la parola il presidente del Consiglio Comunale Umberto Silvestri. Buongiorno, voglio innanzitutto portare il saluto del sindaco di Legnano che non può essere qui con noi oggi per ragioni di salute, condizione in cui purtroppo si trovano ancora tante cittadine e tanti cittadini legnanesi e non solo. E questo ci induce a rivolgere ancora una volta un appello alla popolazione per affermare che purtroppo non è ancora giunto il tempo di abbassare la guardia e per continuare a rispettare le norme di sicurezza. Un invito che rivolgo ovviamente anche a tutti i presenti. Porto anche il rammarico di Lorenzo Radice per non poter pronunciare direttamente il suo discorso in questa occasione così da lui sentita importante e piena di significato per la democrazia e per la libertà. Gli rinnoviamo pertanto i migliori auguri per una pronta guarigione. Un saluto anche a tutte le cittadine e i cittadini qui presenti, alle autorità civili, religiose e militari, agli studenti delle nostre scuole che finalmente dopo 2 anni tornano in piazza con noi per celebrare l'anniversario della liberazione. È un 25 aprile molto particolare quello che noi viviamo quest'anno ed è sicuramente uno dei più drammatici dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Una guerra che dura ormai da 2 mesi, si sta consumando nell'est dell'Europa. Tra 2 stati di cui i popoli, quello ucraino e quello russo, hanno una storia comune e legami storici e culturali molto forti. Si sta consumando nella preoccupazione del mondo occidentale e in particolare dell'Unione Europea, in pace da oltre 70 anni, dopo aver subito nell'intero continente i 2 immani e devastanti conflitti mondiali esplosi nel Novecento. Da dove veniva quella situazione di pace? Cosa l'ha resa possibile? Quella pace era il risultato di una vittoria, quella sul nazifascismo, ottenuta nel nostro paese dalla resistenza e dalla lotta di liberazione con il fondamentale apporto delle forze alleate. Era il risultato della vittoria di chi condivideva ideali di libertà, uguaglianza e giustizia sui regimi fascisti e nazisti. Regimi che avevano cancellato all'interno dei loro paesi ogni dissenso e regola democratica e sottomesso con le armi gli altri stati liberi e indipendenti. Certo, fino all'anno scorso questo era un discorso consegnato e limitato alla dimensione della storia, a un decennio del Novecento fra i più terribili della storia dell'umanità, ma oggi quella logica di sopraffazione, quella che sta alla base dei conflitti armati, è tornata ad alzare drammaticamente la testa. E questo non è avvenuto in altri continenti dove magari sapevamo essere in corso delle guerre che l'Occidente ha spesso colpevolmente ignorato o sottovalutato. Questo è accaduto nella nostra Europa, quasi che la lezione dei 2 conflitti mondiali del Novecento fosse dissolta, dimenticata o volutamente calpestata. Perché cadere ancora in quel tragico errore? Perché scegliere la guerra per risolvere problemi certo difficili, sicuramente complessi e di lunga data, ma che le armi hanno soltanto l'effetto di aggravare e che non potranno mai eliminare? Perché, ancora una volta dopo decenni e generazioni che non hanno conosciuto la guerra torna ad imporsi? Perché un popolo è costretto nella sua parte maschile adulta a combattere per non soccombere e in quella femminile a fuggire con i bambini al seguito per non perdere la vita? Perché tanti uomini giovani si trovano scaraventati in un conflitto di cui non capiscono il senso contro coetanei di cui sarebbe naturale essere amici e intessere normali relazioni?
E infine, perché distruggere in pochi minuti con le armi quello che pazientemente, con tempo e fatica, intere generazioni hanno costruito? Queste sono le domande che ci poniamo, vedendo gli effetti devastanti del conflitto in Ucraina. Sono le domande di chi a questo conflitto assiste senza poter fare nulla per impedirlo, ma sono le domande che scattano quando proviamo ad immedesimarci in quella situazione. Io cosa avrei fatto se la mia famiglia fosse stata attaccata, se la mia vita fosse stata in pericolo? Ed ecco che le questioni morali che ogni guerra pone a ognuno di noi si ripropongono puntuali in questo frangente. È naturale che una persona minacciata faccia di tutto per difendere sé e quello che ha di più caro. Dopotutto, dal 1943 al 1945 è quello che hanno fatto le donne e gli uomini della Resistenza che oggi ricordiamo. È mostruoso, è inaccettabile invece che si creino le condizioni perché questo avvenga. È inaccettabile che nel XXI secolo, dopo aver visto milioni di morti nelle due guerre mondiali, la politica non riesca a trovare vie diverse e pacifiche, alternative alla guerra, per risolvere le tensioni. È inaccettabile che i negoziati non siano un dialogo vero, orientato all'ascolto e finalizzato, in ultima analisi, a una vera pace, ossia a una pace giusta, ma semplicemente sono un tentativo per sancire una posizione di forza a scapito dell'altro. Travisare il significato vero del negoziare significa non considerare la guerra per quello che è, un affronto alla dignità dell'essere umano, il trionfo degli istinti peggiori e più distruttivi di cui la nostra specie è capace. Uno stato di devastazione che finirà per impoverire tutti, come purtroppo da diverse settimane a questa parte ci appare sempre più evidente. E l'altro effetto macroscopico della guerra in corso, un effetto che possiamo constatare anche nella nostra città, è il dramma dei profughi, in questo caso di donne ucraine con minori in cerca di una sistemazione sicura. Un'emergenza per cui le tante forze vive della nostra città hanno risposto con prontezza, facendo rete, dando ognuna un contributo per quello che sono le sue capacità e professionalità. Legnano, che si è mossa per organizzare l'accoglienza insieme con gli altri comuni del territorio e dialogando con la prefettura di Milano, ha dimostrato insieme capacità di organizzarsi e soprattutto umanità. Un atteggiamento che deve valere per chiunque abbia bisogno e venga da altre realtà, realtà più lontane dai nostri orizzonti culturali, che conosciamo meno e che per questo magari temiamo di più. Ma l'accoglienza non è tale se è selettiva, se prova a inculcare nell'opinione pubblica l'idea che c'è chi dalla guerra scappa e chi la guerra porta. Dico questo perché non sarà sfuggito che nelle ultime settimane in cui l'attenzione dei media è stata orientata alla guerra in Ucraina, gli sbarchi dall'Africa si siano intensificati. E cosa dovremmo fare noi italiani, noi europei, che abbiamo sconfitto il nazifascismo e creato un mondo più giusto, aperto, tollerante e democratico di fronte a quella che di fatto non è più un'emergenza, ma una costante degli ultimi anni, ossia la migrazione di una parte della popolazione del mondo più povero verso le nazioni con un grado di maggiore benessere? Cosa fare di fronte a chi bussa in altri punti dei nostri confini rispetto a quelli attraversati dai profughi ucraini? Fare distinzioni tra chi ci richiede aiuto? Accogliere da una parte e alzare muri dall'altra? Il dramma dell'emergenza ucraina deve essere per noi l'occasione per riflettere su altre grandi questioni aperte nello scenario geopolitico, per trovare certamente politiche comuni a livello europeo, ma anche a livello di territori, a muoversi in sinergia, a fare sistema nella nostra dimensione locale. I fatti drammatici di quest'anno ci dicono una cosa, e qui vogliamo rivolgerci in particolare ai giovani delle scuole presenti in questa piazza. Fare memoria del passato, come potete vedere, non è un esercizio di vuota retorica, ma è un modo importante per decifrare il presente che viviamo. Resistenza è quella di quasi 80 anni fa, che ricordiamo oggi.
resistenza è quella che vediamo oggi in Ucraina. Le notizie delle torture, i rastrellamenti e le immagini delle città devastate dai bombardamenti che da giorni la fanno da padroni non sono una triste particolarità di questo conflitto. Le fucilazioni al ponte di San Bernardino, l'assedio della cascina Mazzafame, le deportazioni nella Tosi e nella Comerio sono soltanto alcuni capitoli di una storia che Legnano e questo territorio ha vissuto quasi 80 anni fa. Una storia che non dobbiamo permettere si ripeta mai più, perché, come è stato richiesto con forza ieri nella Marcia della Pace, fermatevi, la guerra è una follia. Buon 25 aprile. Adesso la parola al presidente di Associarma Legnano, Antonio Cortese. Buongiorno alle autorità civili e militari e a voi cittadini. Buongiorno agli esponenti dell'ANPI e a tutti quelli delle associazioni d'arma. A radunarci qui oggi è la solenne ricorrenza del 25 aprile, festa della liberazione. In questo momento storico più che mai è necessario richiamare l'attenzione sui valori di unità e di solidarietà. Davamo la pace come valore ormai conquistato, assodato, scontato. Invece stiamo comprendendo che la precarietà fa purtroppo parte anche di questo nostro presente. La pandemia da Covid-19, che ha causato sofferenze, difficoltà ed eventi luttuosi in tante famiglie, con la crisi economica e finanziaria che ne è conseguita, poi l'attacco della Russia all'Ucraina che rischia di scatenare un allargamento del conflitto con catastrofiche conseguenze. E per stare in tema di emergenze non possiamo certo dimenticare quella energetica, climatica ed ambientale. Tante insomma le difficoltà e le preoccupazioni che ci affliggono. Alla data del 25 aprile di ogni anno raccogliamo il testimone ricevuto dai tanti italiani che hanno sacrificato la propria vita per il bene comune e per il loro riscatto morale dopo il ventennio di dittatura fascista. Il 25 aprile è anzitutto la loro festa, perché i valori che quei giovani incarnarono in quelle drammatiche fasi della storia sono, se ci pensiamo, gli stessi che reggono la nostra Costituzione e la vita intera della comunità nazionale. Si dice che la memoria nazionale sia la principale difesa affinché le tragedie vissute nel Novecento non accadano più. Guardando alla guerra in atto e pensando alle tante guerre cosiddette dimenticate, viene da dire che il mondo non ha imparato a sufficienza la lezione. Confidiamo pertanto nei giovani che rappresentano il futuro e allora affidiamo il compito di costruire e salvaguardare la pace, partendo dai pilastri della verità, della giustizia e della solidarietà. Ai giovani di oggi vorrei ricordare un pensiero di Sandro Pertini, partigiano, lo sappiamo, che dice: la Costituzione è un buon documento, ma spetta ancora a noi fare in modo che certi articoli non rimangano lettera morta, inchiostro sulla carta. In questo senso la resistenza continua. A noi, Associazione d'Arma, spetta il dovere di rivolgere un pensiero e un saluto ai soldati delle Forze Armate che hanno partecipato e combattuto nella guerra di liberazione in nome dell'Italia, dopo l'8 settembre del 1943. Uomini sempre pronti a difendere i propri ideali e il proprio valore al di sopra delle fazioni e delle ideologie e che per questo hanno saputo rappresentare su tutto il territorio un solido punto di riferimento, di sicurezza, di confronto e di stabilità, contribuendo a consolidare certezze anche nei momenti più difficili. A loro tutti va il nostro ringraziamento perché rappresentano un baluardo sicuro e restano tuttora il primo autentico simbolo della nostra patria.
Buon 25 aprile, viva la libertà, viva la democrazia, viva l'Italia. Grazie. E adesso la parola va ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado di Legnano, Sveva Cattaneo e Agnese Cavagnetto delle Bombesin e Alice Venegoni del liceo scientifico Galilei. Alice è pronipote di Ernesto, un deportato della Franco-Tosi a Mauthausen che non ha più fatto ritorno. Mi chiamo Alice Venegoni, Ernesto Venegoni era il mio bisnonno e io oggi, 77 anni dopo e 3 generazioni dopo, sono qui per ricordare il suo sacrificio per la libertà e la pace di tutti noi. Ernesto era una persona normale, con 2 figli, una moglie e un lavoro, una vita fatta di affetti. Morì per il suo impegno civile e politico nel contrastare il fascismo e il nazismo. Deportato a Mauthausen per la sola colpa di far parte del consiglio di fabbrica della Franco-Tosi, non tornò più. Morì di tubercolosi a Linz pochi mesi prima della liberazione. Vi leggo ora una lettera che la mia famiglia conserva da 77 anni. Una lettera inviata alla mia bisnonna Giuseppina dal signor Boccaccio di Torino, compagno di prigionia di mio nonno e sopravvissuto ai campi di concentramento. Una lettera che esprime molto bene cosa fosse la vita in un campo di concentramento e il senso di perdita, di vuoto, di desolazione che il nazifascismo lasciò nel nostro paese alla fine della guerra. Ritengo che oggi più che mai sia necessario ricordare cosa fu il nazifascismo, la pagina più buia della nostra storia, una storia che parla di sterminio, di soprusi, di ingiustizia. Un regime dove chi la pensava in maniera diversa, chi aveva comportamenti diversi, chi era diverso per cultura, non aveva spazio di vita. È oggi più che mai importante ricordare per evitare che il passato ritorni, magari sotto nuove forme e con nuovi nomi. Signora, ho ricevuto la sua lettera raccomandata, perciò subito le rispondo. Comprendo la sua attesa di notizie che sono molto dolorose per lei e per i suoi 2 bambini. Per lettera affermo che il povero mio compagno di prigionia, Venegoni Ernesto, morì nella medesima branda all'infermeria del campo di concentramento di Linz, nelle prime ore del 27 marzo del 1945, dopo 40 giorni di malattia. Era stato ricoverato affetto da tubercolosi, causata dalle punizioni, fame, lavori pesanti e botte somministrate dai nostri carnefici, le SS tedesche. A riguardo della sua targhetta, con numero di matricola, l'ho consegnata ad un prigioniero di guerra, che conobbi a Linz, che si dichiarò di Legnano e mi assicurò che una volta arrivato nella vostra città, subito avrebbe adempiuto al suo dovere. Gli avevo scritto su un biglietto il suo indirizzo, lasciatemi dal povero Ernesto, 2 giorni prima di morire, il giorno che venne ricoverato in infermeria e la data della sua morte e la targhetta. Non riesco a comprendere come un uomo abbia potuto dimenticarsi di un così importante incarico. Il mio torto è che in quel momento non pensai di domandargli il suo nome e cognome, ma come di sicuro lei comprenderà, io agii con fiducia. Provi a interessarsi lei, signora, è un internato militare partito con noi internati politici il 17 giugno, da Linz per l'Italia. Arrivato a Bolzano il 19 giugno, di sicuro nella vostra città, il 20 luglio del 1945. Ed ora, ritornando al caro scomparso, vi posso assicurare che sempre si ricordò con grande affetto di lei, signora, dei suoi 2 bambini, di suo fratello, di tutti, insomma, di famiglia. Poi parlava spesso dei bambini e si spiegava che la bambina era buona, Bruno il maschietto, tutte e 2 molto bravi e affezionati. Soffrì molto a causa della brutta malattia, senza avere nessun rimedio né cura. Da parte di quelle belve morì con lucidità di mente pensando a lei, signora, alla sua mamma che invocava nei momenti tristi, ai bambini. Ed ora, signora, smetto perché questa lettera è molto dolorosa anche per me a scriverla. L'attendo qui a casa mia, appena potrà, per spiegarle meglio e più a lungo di tutti i mesi passati insieme in concentramento con il povero scomparso, Venegoni Ernesto. Riceva lei e i suoi cari bambini le più sentite condoglianze da parte mia e di mia moglie. Boccaccio Ernesto, Torino. I colori della resistenza. Quando mio nonno mi racconta della guerra, della resistenza e degli scontri contro i nazisti e i fascisti, fatico nel vedere i colori nelle immagini di quelle storie. Sono storie di avventura, a volte molto violente. Eppure il rosso del sangue è quasi nero. Il verde di quei campi dove molti uomini sono stati fucilati per liberare la nostra Italia
mi appare grigio, però il bianco di quel fiore che ha regalato a mia nonna, quello rimane bianco. È un po' come se la storia che ascolto da mia nonna fosse tutta in bianco e nero. L'unica cosa che riesco a sentire sono i rumori e le voci che hanno lasciato quella magnifica impronta che dà forma alla nostra Costituzione. E le nostre storie? Quali colori hanno oggi? Siamo parte di un tutto. Siamo tutti attori. Siamo anche noi storia scritta sul copione della Resistenza. La scena è sempre aperta. Dobbiamo dare voce e azione ai colori e ai suoni che ci regalano quelli che, come mio nonno, hanno difeso con passione la nostra bella Italia. È sempre tempo di resistenza, che oggi significa anche cercare strade per non fare la guerra. C'erano una volta e ci sono ancora. Due parole, resistenza e liberazione. Due sostantivi che si sono riempiti di sostanza e di azione, dell'agire di donne e uomini che hanno scritto altre parole su un pezzo di carta, un testamento che è la nostra Costituzione. C'era una volta e c'è ancora la Costituzione, che smette di essere un pezzo di carta e vive di parole e azioni solo con il nostro impegno, con la nostra responsabilità, con la volontà di realizzare quelle promesse e quegli ideali. C'erano una volta le parole superiorità della razza. Oggi ci sono le parole pari dignità sociali e uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. C'erano una volta le parole combattere e vincere e Italia guerriera. Oggi ci sono le parole l'Italia ripudia la guerra. C'erano una volta le parole obbedire in silenzio e me ne frego. E oggi ci sono invece le parole garantire i diritti inviolabili dell'uomo, solidarietà politica, economica e sociale, diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Le parole sono importanti. Se si cambiano le parole, si cambia anche il mondo. Le parole esprimono il nostro pensiero e descrivono le nostre azioni, e la Costituzione ha scritto parole nuove per aprire vie nuove verso un mondo che riesca ad affermare la propria umanità grazie alla cultura della pace, dell'inclusione e della bellezza dell'arte. Resistiamo all'odio e al pregiudizio. Liberiamo invece la solidarietà, l'uguaglianza, il dialogo, la partecipazione, l'impegno, dando significato, voce e azione alle parole della nostra bella Costituzione. Bisogna resistere per esistere come esseri umani.